My name is Candace Smith, and I'm the founder and director of Capella Artemisia, an ensemble of mostly women musicians, dedicated for nearly 30 years to researching and performing the repertoire of Italian 16th and 17th century convents. I've held a long-standing interest in women composers. In 1978, I created an ensemble dedicated to performing early music composed by women, which I called Concerto delle Dame. Looking back on old program notes, I was struck by my opening sentence. Contrary to public opinion, women did indeed compose music in the 16th and 17th centuries. I'm happy to say that we've come a long way since then, and the existence of women composers at that time, and really at all times, is generally no longer in dispute. But the real question is not whether women composed music in early modern Italy, but instead how they managed to create so much music despite such impossible obstacles. The convent was the only socially acceptable outlet for unmarried women in the 16th and 17th centuries, and it played an extremely important role in society. A large percentage of young Italian girls, particularly from noble families, became nuns. They entered the convents at a young age to receive a rudimentary education, which in richer houses included music, and they would often take the veil at the age of about 16. While some of these young women may have chosen a religious life freely, many others were placed in convents against their wills. The practice of forced monasticism during this period, although officially condemned by the church, was in fact rampant. The principal reason was to protect the family fortunes, which would otherwise risk dispersal through the payment of too many dowries. The injustice of this practice was well known, and one of its most eloquent critics was in fact a nun herself, Arcangela Tarabotti, author of the tract L'Inferno Monacale, Monastic Hell. In the mid-16th century, the Church Fathers felt the need to bring this large number of women under greater control. The cornerstone of this reform was clausura, or permanent total enclosure. The women within the convent walls, many of whom had more or less willingly accepted monastic life while being able to maintain ordinary social ties, suddenly discovered themselves closed in and closed off. They were denied any unauthorized visits, even from family members. All communication, both written and spoken, fell under close surveillance. They were no longer to be seen by the outside world. Clausura was virtually synonymous with life imprisonment. It's not an exaggeration to say that when some nuns realized the significance of these new regulations, they escaped the monasteries or committed suicide. It's therefore no surprise that music was so highly valued in the convents, for beyond the simple pleasure and solace which it undoubtedly provided to the women, it also represented literally their voice with the outside world. The high quality of the music heard in the convents drew hordes of listeners, making some of them the most celebrated attractions in numerous Italian cities, with chroniclers describing fabulous music sung and played by the invisible nun musicians, hidden from view behind grates. This notoriety in no way pleased the church authorities, who tried to limit or even forbid their music making, with restrictions governing the type of music they could perform, the number of musicians involved, when they could perform it, the instruments they were allowed to use, and even whether they were allowed to study music. Happily, rules forbidding their music making continued to be published throughout the years, an encouraging sign that they were not being adhered to. And yet a surprisingly large number of printed collections of music, well over 100, from between 1580 and 1700, were either dedicated to, written by, or referred to nuns. And this number continues to grow as new sources are being discovered. Moreover, a veil of mystery surrounds this repertoire. For the music written by and for the nuns often included parts for tenors and basses, and the use of instruments was officially forbidden in the convents. How then was this music performed? Or in other words, who's on bass? We know that there were many options available to the nuns depending on their circumstances. Some of the common solutions included transposing lower parts up for women's voices, or even transposing entire pieces into different keys to better suit an ensemble of women. But it should be said that women with particularly low voices were also praised as being good tenors and a singular and amazing bass. Another obvious solution is the use of musical instruments, which despite being banned, were definitely in use by nuns. The church officially allowed for an organ, a harpsichord for study purposes, and occasionally a viola da gamba to play the bass line.
but a famous description of a convent in Ferrara, home to the composer Raffaella Aleotti, depicts a concert in the parlatory with 23 nuns playing virtually every instrument known at the time. Cornetti, trombones, violins, viole bastarde, double harps, lutes, crumb horns, flutes, and harpsichords, as well as voices. Capella Artemisia has been exploring this fascinating world of convent music for nearly 30 years. We've recorded 9 CDs, each featuring music composed by or for nuns. But this year we are delighted to present a new project dedicated to the most prolific of all women composers in the 17th century, Isabella Leonarda, the so-called Muse of Novara. I'd now like to present 2 colleagues of mine, both musicians from Novara, who will speak about Leonarda, the choral conductor Elena Burzoni and the eminent musicologist Paolo Monticelli. Ricordo molto bene la prima volta che sentii il nome Isabella Leonarda. Fu in casa di un famoso soprano novarese, Carla Maria Rossanigo Baracco, con la quale collaboravo alla fine degli anni 80 agli inizi degli anni 90. Ricordo anche che mi fece molto sorridere il nome Leonarda, perché io conoscevo dei Leonardi a Novara, anche un sindaco negli anni 70 si chiamava Ezio Leonardi, ma Leonarda. E poi scoprii tempo dopo che questo cognome è un patronimico femminile che deriva dal nome paterno. Quindi Leonarda è Leonarda perché è figlia di Leonardi. Nella casa di Carla Maria si faceva musica lirica, perché lei era un soprano lirico, e preparava allievi per sostenere gli esami nei conservatori di Milano, Alessandria e poi il conservatorio di Novara. Però venne in contatto con il maestro Paolo Monticelli, che della Isabella Leonarda conosceva tutto, perché in quel periodo stava scartabellando un sacco di musica, un sacco di carteggi, e le fece avere un pacchetto fotocopiato, una dispensa in cui appunto si parlava di questa musicista novarese poco conosciuta a Novara. E ricordo che fotocopiai le fotocopie e me le tenni preziose, perché immaginavo che avessero qualcosa da dirmi in un futuro. Benvenuti in questo archivio storico capitolare della Cattedrale di Novara, uno dei luoghi sicuramente più antichi della cittadella della cattedrale. I primi reperti partono dall'VIII secolo. Non siamo certi che questo luogo sia stato visitato da Isabella Leonarda, della quale parliamo oggi e siamo proprio qui per questo, ma sicuramente io credo l'abbia vista, perché è la centralità, la sede episcopale, la sede del vescovo, e quindi Isabella Leonarda come monaca ha sicuramente frequentato questi posti. Isabella Leonarda, questa suora compositrice del 600, nasce da una delle famiglie più importanti di Novara, appunto i Leonardi, che erano marchesi di Gattico, conti di Casalino, il 6 settembre 1620. All'età di 16 anni entra nella congregazione delle Orsoline,
dove rimarrà fino al 1704, anno della morte, il 25 febbraio, a 83 anni di vita. Quindi sicuramente un'età di tutto rispetto se paragonato all'età media di quell'epoca. Tornai alla guida del coro Novaria, così come all'inizio insieme a Carla Maria fondai questo coro, nel 2016 lo ripresi ed è un coro femminile. Mi capitò quindi fra le mani uno spartito della Isabella Leonarda, guarda caso, e Ave Regina Celorum è il brano, un mottetto. E mi dissi, ecco, che tornano buone tutte le informazioni che avevo letto nella dispensa di Monticelli. Cosa dobbiamo dire di Leonarda? Molto e nulla, perché noi praticamente abbiamo come testimonianza solamente le sue composizioni. Qualche rara notizia che ho trovato nell'archivio diocesano di Novara, ma la maggior parte delle notizie ci vengono dalle sue lettere dedicatorie che lei compone per ogni opera. Allora, incominciamo a dire. Innanzitutto, lei ha composto 20 opere nella sua vita. Ne sono arrivate a noi 16. So che però in Austria qualche anno fa è stata scoperta la 17ª. Delle altre tre non sappiamo assolutamente niente. Perché di Isabella Leonarda? Perché parliamo molto di Isabella Leonarda? Perché abbiamo portato la sua musica in mezzo mondo, la Cappella Musicale del Duomo di Novara, e in particolare io, abbiamo scoperto questa musicista. Come ho fatto a scoprirla? Io arrivai fresco di tesi di dottorato all'Archivio Storico Diocesano di Novara e incontrai un personaggio che per me è stato veramente una persona molto importante, Don Angelo Luigi Stoppa, allora archivista. Insieme a lui collaborava la dottoressa Emilia Dank Baroffio, una signora tedesca che però aveva sposato il dottor Baroffio di Novara, padre oltretutto di Giacomo Baroffio, uno dei più grandi musicologi italiani di cui l'Italia si deve sentirsi orgogliosa, perché è uno dei più grandi studiosi di musica gregoriana. E lei mi indicò due musiciste, la Peruccona, contemporanea di Leonarda, ma anche lei orsolina, ma nel monastero di Gagliate, e Isabella Leonarda. Mi diede alcune musiche e io subito, di primo acchito, scelsi immediatamente Leonarda per la pregnanza anche musicale e direi a volte azzardata nelle sue armonie, per l'epoca in cui lei ha composto. La data del 2020 è un appuntamento importante, perché Isabella Leonarda nacque nel 1620, quindi questi 400 anni per me furono motivo di attenzione, ovviamente. Ma il Covid-19 si intrufolò in maniera subdola e fece saltare qualsiasi iniziativa. Isabella Leonarda ha trovato un modo per comunicare ancora. Stavo scartabellando, stavo girando, navigando meglio, su internet per cercare informazioni e notizie sulla sua consorella orsolina, la Perucona, che operava a Gagliate. E tac, mi trovo di fronte Isabella, il progetto Isabella Leonarda, fatto partire dal gruppo Artemisia, dalla cappella Artemisia di Candace Smith. E dissi, caspita, allora bisogna per forza fare qualche cosa per questa Isabella Leonarda. Quest'opera mia ti dono, quest'opera mia, quest'opera mia ti dono.
lockdown ci obbligò a non poter far prova. Ma noi trovammo lo stesso un sistema, tramite le piattaforme informatiche ci mettemmo in contatto, riuscimmo a fare diverso lavoro. E poi, grazie al marito di una nostra corista, Benny, riuscimmo a registrare il Canon Coronata. Ma non solo, riuscimmo finalmente anche a registrare il mottetto Ave Regina Celorum. È stata un'esperienza davvero molto gratificante e anche molto preoccupante per ogni singola corista mettersi davanti a una telecamera e a un microfono e registrare da sola la propria parte. Ma lo studio è stato così tanto, che ha permesso loro veramente di godersi ogni intreccio musicale di questa meravigliosa musica che è l'Ave Regina Celorum della Leonarda. Per molto tempo, per troppo tempo, la storia e la storiografia musicale ha dimenticato il genio femminile. Questo non solo nella musica, perché potremmo citare veramente tantissime donne che hanno apportato contributi preziosissimi in tutte i rami dello scibile umano. Di Leonarda però parliamo e quindi ci limitiamo all'aspetto musicale. Un coro di donne novaresi che interpreta una musica di una compositrice novarese. Il coro Novaria ha interpretato Isabella Leonarda, sua conterranea, ed è un vanto per noi, un onore. Ed è un modo anche per riscattare dalla storiografia queste esecuzioni, queste pagine che per troppi anni, e proprio per il fatto di essere una donna, sono state dimenticate in angoli bui e polverosi. Non sappiamo nulla di Leonarda, da chi lei apprese l'arte musicale, ma allora, quando lei entra in monastero a 16 anni, era maestro di cappella Gasparo Casati. Nell'opera terza di Gasparo Casati noi troviamo alcune composizioni di Leonarda. Ora, era prassi per i maestri che avevano la loro piccola scuola, i loro pochi allievi, pubblicare nelle proprie pubblicazioni le composizioni migliori dei propri allievi. Sono prove non certe, sono prove deduttive, ma in assenza di prove certe noi siamo tenuti a tenere per buono queste prove deduttive. E quindi possiamo ragionevolmente essere certi che lei imparò l'arte musicale e l'arte compositiva da Gasparo Casati. Lei compone solamente nel tempo libero, per non sottrarsi ai suoi obblighi di monaca, considerato anche che lei raggiunge i più alti vertici del monastero, fino a diventare madre superiora, per cui io immagino che il tempo era sempre estremamente più ridotto a sua disposizione. Dalle visite pastorali che sono conservate nell'archivio diocesano, per esempio, abbiamo scoperto che c'erano tantissime occasioni di festa nel monastero di Leonarda, tant'è che il vescovo di allora interviene più di una volta dicendo alle monache: riducete il numero delle feste. E quindi è più che probabile che lei abbia composto per il suo monastero. Leonarda utilizza due stili. Per le parti centrali dei testi liturgici utilizza lo stile antico. Quasi a voler dire che era talmente importante quella parte testuale che lei utilizza proprio lo stile antico
per sottolineare la sua importanza. Tutto il resto delle parti liturgiche e tutta la produzione extra liturgica lei utilizza invece lo stile moderno, quindi di primo barocco. In una delle schede di Leonarda compare anche che lei suonava l'organo presente nel monastero a 11 pedali. Lei si reca a Venezia, a Milano e a Bologna, dove stampa le sue opere. E quindi da quello possiamo immaginare che lei pensava o era portata a pensare a una diffusione di tutta la sua opera compositiva. Arrivando giovincello all'archivio diocesano, incontrai la signora Baroffio e lei aveva già studiato la biografia, aveva già ricostruito i pezzi biografici della vita di Leonarda, mi diede questi appunti che io poi ho pubblicato come primo capitolo del mio volume monografico su Isabella Leonarda, come omaggio a Emilia Danc Baroffio, perché se non fosse stato per lei io non avrei mai conosciuto Isabella Leonarda. E poi ho incominciato a trascrivere tutta la sua opera Omnia. L'abbiamo anche inciso come cappella musicale, abbiamo inciso diversi CD. E, tra l'altro, il primo è stata proprio una proposta da parte di Opus 111 di Parigi. E poi allora l'allora professor Alberto Basso, anche qui uno dei più grandi musicologi italiani, mi chiese di pubblicare proprio questo volume monografico su Isabella Leonarda. Ringrazio Canvey Smith che mi ha invitato a fare questa piccola presentazione di Leonardo in occasione del quarto centenario della nascita e spero che la diffusione della musica non solo di Leonardo, ma di tutto il genio femminile, perché sono state tantissime le donne compositrici, possa diffondersi e portare all'umanità questo contributo che non possiamo e né dobbiamo dimenticare. Grazie. In November 2019, nearly a year ago,
I began to plan events in celebration of Isabella Leonarda. The festivities were to include a musicological conference on her life and works, a musical marathon involving a number of Italian ensembles interested in exploring her compositions, a concert and recording by Capella Artemisia involving large and varied forces, and a virtual choir of one of her pieces. Then the pandemic hit, first in Italy and then in the rest of the world, and all musical activities ground to a halt. Many of our projects were now impossible, but the virtual choir was a godsend, and it proved to be both a stimulus and a solace for people who hungered to make music again. Many people answered our call, professional musicians and amateurs, women and men, singers and players on early and modern instruments, lovers of classical music, but also jazz. More than 130 performers sent in their videos from throughout Europe, all over the United States, and even the South Island, Te Waipounamu, off the coast of New Zealand. The piece in question is a very simple canon for three voices in three verses. The text says that the music itself is a humble offering to the Virgin Mary, and it ends with a play on words where the last two, sol, do, which in Italian mean I give only this, are also the solfege syllables, sol, do, G, C, the last two notes of the music. The pun doesn't work very well in English, but in Italian, it's very clever. By the time we officially launched our virtual choir, the musical world was in lockdown, and such performances were flourishing like wildflowers all over the internet. Still, the parallels between music in 17th century convents and 21st century pandemics are so strong that this project simply seemed destined to be. Life under quarantine is not so unlike the lives of cloistered nuns. Both they and we make music with our ears covered, they by their veils, and we by our earbuds. But most of all, the name of this little piece by Isabella Leonarda is, and I kid you not, Canon Coronato. Happy birthday, Isabella. Quest'opera mia ti dono col cor, o madre Maria, per pegno d'amor. Con l'alma divota che dono a te, del canto la nota consagro al tuo piè. L'offerta è bene, Maria, lo so, d'affetto umile un segno sol do. Quest'opera mia ti dono, quest'opera mia ti dono, quest'opera mia. Maria, per te, per te.
Bonjour. Nous sommes loin, mais nous sommes contents de vous envoyer notre contribution à ce beau projet. Merci beaucoup à tous ceux qui en ont eu l'idée. À bientôt. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir. Quest'opera mia ti dono, quest'opera mia ti dono, quest'opera madre Maria, per me la mia che dono, quest'alma di fato che dono, quest'alma di fato la dono, consacra con l'alma divota che dono a te del canto la nota consagro al tuo piè. L'offerta è vile, Maria, lo so, d'affetto umile un segno sol do. Madre Maria, per pegno d'amore.
offerta è vile, Maria lo so, d'affetto umile, un segno sol do. Consagro al tuo piede l'offerta.